Paradiso. Mi dispiace non farti compagnia, ma ho degli appuntamenti a circolo. Questo vostro giornalino è garbato, per l'amor del cielo, ma è un po' triste. Lei è licenziata. Posso farti compagnia? Ah, io non sono sola. Io sono libera. A paradiso, sacchina, stai di scivolo, sguardi, baci e papillon. Nel mio paradiso resterò. Ma che bella questa puntata, tutti amici miei, ma incredibile, ma sembra fatta Balaevo. Come, dillo, che lo stanno aspettando. Ladies and gentlemen, Kay Balaevo. Sono io. Con applauso. Grazie. Me li hanno regalati, ma meraviglioso. Beh, ma un regalo tuo. No, lo so, però sono troppo felice di vederti, guarda, con questa delight. Grazie, Caterina, meraviglioso. Allora, sei diventata più buona? Sono diventata più buona, ma soprattutto sono diventata una mamma. Una mamma? Sì, sono diventata una mamma che scopre di esserlo dopo anni che chiaramente ignorava questa condizione, e quindi grande trasformazione, insomma, il personaggio non finisce di crescere e di entusiasmarmi ogni giorno di più. E abbiamo delle anticipazioni per noi. Ebbene sì. Lì. Zia. Comodi. Non badate a me. Non vorrei mai si dicesse della sottoscritta che non sa capire quando è di troppo. Tancredi. Come stai? Bene. Vabbè. Ti vedo in ottima forma. Il tuo spirito non sembra aver risentito nemmeno del viaggio. E non solo lo spirito. Sei bellissimo. Purtroppo è solo l'apparenza. Anelo disperatamente ad un bagno caldo al mio comodo letto. Non sei mai andata a letto così presto, nemmeno da bambina. Perché non vieni a cenare con noi, così ci racconti? Sì, faresti una grande round 3 al circolo. A circolo? Ma per carità. Dovrei passare la serata a salutare chiunque, a rispondere ad ogni genere di domanda. Capirai dopo la mia lunga assenza, no? Non ho nessuna voglia, né tanto meno la forza di farlo. Quanto ti diverti, oppure quanto è faticoso il set, allora, del Paradiso delle Signore? La fatica è tanta, perché poi comunque è un personaggio, diciamo, fuori dal tempo, certo, no? Snob, appartiene insomma non soltanto a una generazione, ma proprio a una forma mentis, a un modo di comportarsi assolutamente fuori da tutto. Quindi è una rappresentazione, è un'interpretazione vera e propria, che però mi entusiasma, mi diverte. Questa donna è capace di dire in faccia le peggio cose. Dimmene senza una brutta, dimmi, la contessa di Laia. No, beh, intanto io ti vorrei salutare come ti avrebbe salutato lei, mia cara. Anche se tu ed io apparteniamo a ceti sociali molto distanti, sono davvero lieta di prendere atto che tu sia di nuovo qui. Pazzesco, Adelaide, a volte succede. Quindi la dice, capito, dice una cosa carina, però dice, cioè comunque lei sempre deve smuovere le acque. È uno dei miei personaggi preferiti e tu lo sai. Beh, e tu sì, lo sai? Sì. E voi sapete anche però che di fronte a me c'è una bambina prodigio. Già quando nasce, lei era talmente bella, ma non è un modo di dire, era talmente bella, con questi capelli così folti, con questi occhi già color smeraldo, che tutti fuori lì alla nursery la guardavano. In realtà sì, quando sono nata c'era, mi ricordo, mia madre si alzò a un certo punto per venire a vedere sta bambina, perché lì ti levano subito, cioè io non sono mamma nella vita, ma no, immediatamente viene. E quando andò ad affacciarsi per cercare, trovare sua figlia, vide un muro di persone, stavano tutti a guardare sta culla. Quindi disse, scusate, ma io sto cercando, no signora, non ci stiamo vedendo sta bambina. E gli disse, trovare sua figlia. Qui pensa che karma, pensa che c'è già dalla nascita. Poi mi sono guastata nel tempo, però qui era ancora meravigliosa. Ma prima ho visto una foto, lo chiedo a Gino, con la maglia bianca, con degli occhi giganteschi. E tu hai cominciato subito, infatti, poi a lavorare. Beh, perché comunque gli occhi sono, mamma mia...
sono quelle, insomma, gli occhi non cambiano, no? Tipo non crescono, non tu hai cominciato subito a lavorare, hai cominciato subito a portare i soldi a casa, in vero senso della parola. Non guasta. No, mi viene in mente adesso, insomma, no? Quando dici i ragazzi si annoiano, devono stare per forza sui social, insomma. Diciamo all'epoca mia non c'era il tempo della noia, ma non c'era in generale, non solo per, insomma, era comunque una generazione propulsiva e io riuscivo comunque a combinare lo studio, quindi la scuola, il lavoro, questa roba, combinavo tante cose, insomma. Ma questi attori come li vedevi? Cioè, una bambina come vive il lavoro? Capisce che quello è il lavoro oppure è una maniera diversa di fare attività sportive? No, guarda, io allora diciamo che subito sono stata proiettata in un mondo altamente professionale, perché il primo film feci due incontri, insomma, comunque era un ruolo protagonista, per cui sapevo che intorno a questo progetto girava un budget importante, quindi ero consapevole comunque della responsabilità. Età? Che dovevo avere. Quanti anni avevi? 10 anni. Il primo film era 1984, quindi avevo 13, era prodotto da Francesco Noti, questo è un bellissimo film che si intitolava Maramao, prodotto Di Francesco. Da Francesco. Sì, questo era il primo film con la regia di Giovanni Veronesi, scritto da Sandro Veronesi, insomma è un bellissimo mondo. Una volta tu mi hai detto, scusami se ti interrompo. Non ho capito. Una volta tu mi hai detto che recitare guarisce l'anima. Allora, avevi un'anima da guarire? Sicuramente, quando io ho iniziato è chiaro che poi la vita diventa una scelta, quella è stata un'occasione. Sicuramente io venivo da una realtà di imitazioni, nel senso che comunque avevo la tendenza a imitare chiunque mi portasse a essere imitato, quindi questa caratteristica di entrare negli altri era per me molto naturale. Diciamo che, tornando alla tua domanda, anima, è una grande terapia, probabilmente la guarigione completa, il momento che arriva la guarigione completa non hai più voglia di fare quello che fai e non ti va più di affrontare questo mestiere, quindi è un work in progress, però è una grande medicina, una grandissima terapia. La recitazione è anche un distrarsi continuamente da se stessi. Questo... Che ti vuoi distrarre da te stessa? Mamma però mia, ho troppe cose da fare, Cateri, 100 pagine da studiare a memoria al teatro. Se sto con la testa a me diventa un inferno. Se mi distraggo da me prendo del tempo e mi diverto di più. E quindi da quando avevi 10 anni, da quel primo film ad oggi, la tua volta buona qual è stata? Allora, diciamo che ne ho avute diverse. La prima, il primo film è certamente stata una bellissima occasione. Poi c'è stata la volta buona con il primo spettacolo teatrale della mia carriera, che caso vuole che nasceva a Milano, al Piccolo Teatro di Milano, quindi io ero lì di quella città, l'esperienza di incontrare Giorgio Strehler, insomma, che all'epoca era un grandissimo regista di teatro. Però dice che era terribile, era cattivo. Beh, io avevo... No, non era cattivo. Era meticoloso, era, diciamo, severo al punto giusto. E poi c'è stata, vabbè, insomma, se escludiamo il paradiso, c'è stata questa volta buona di questa serie che si intitolava Incantesimo, che era il 1999-2000, usciva dalla serie precedente Alessio Buono. Non è bello con te a parlare di un'altra serie? Ma questa è più brava! Senza dire la mia volta buona! Tu hai preso lezioni, vieni con me quando io crollo, forza di special. Vieni tu con una parrucchetta meravigliosa, due lenti turchesi. Siamo uguali poi, tale e quali proprio. E quindi possiamo dirlo però che la tua volta buona è stata anche la Contessa Adelaide. Meravigliosa. Ne parlavo, mi sembrava scontato, perché anche molto recente. Adelaide è un personaggio veramente frutto di una creazione, di un istinto, di tanti spunti, di una scrittura meravigliosa, di un copione sul quale noi lavoriamo, insomma è un personaggio... E la Contessa come saluterebbe gli amici a casa, visto che siamo in chiusura? E vi ricordo che questa sera c'è un documentario bellissimo su Dalla, 25 anni dalla sua... di Battisti, a 25 anni dalla sua scomparsa. Come saluterebbe la Contessa? Miei cari, mi raccomando, rimanete sempre sintonizzati e non perdete di vista quel minimo di aplomb senza il quale non si vive. Mi raccomando, domani torniamo tutti noi, belli, allegri e tutto quanto. Grazie a tutti. Grazie a voi. Buon pomeriggio, grazie Vanessa Gravina, vi lasciamo al paradiso grazie delle signore. Grazie.
E questa sera documentario su Battisti. Ciao a tutti, grazie.